Le chiese non si toccano. Papa Francesco esprime preoccupazione dopo la decisione del Parlamento ucraino di mettere al bando la chiesa ortodossa legata al patriarcato di Mosca. Con il rientro del carro trionfale a Lamioni, a Terlizzi si chiudono i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Sovereto. A Verona la route nazionale delle comunità Capi Scout Agesci, l'evento che riunisce tutti gli educatori dell'associazione, 18.000 i partecipanti. Conferito il premio Federico II Stupor Mundi a Riccardo Scamarcio, l'attore andriese questa mattina ha incontrato le istituzioni. Signori, buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. È una grande preoccupazione quella che Papa Francesco ha espresso ieri in piazza San Pietro, subito dopo la preghiera dell'Angelus. Quella che non si permetta a chi vuole di poter pregare in quella che considera la sua chiesa. Si tratta di un riferimento diretto alla decisione del Parlamento ucraino di mettere al bando la Chiesa ortodossa legata al Patriarcato di Mosca. Il pontefice è anche ritornato a chiedere la pace. Ascoltiamo le sue parole. Continuo a seguire con dolore i combattimenti in Ucraina e nella Federazione Russa. E pensando alle norme di legge adottate di recente in Ucraina, mi sorge un timore per la libertà di chi prega, perché chi prega veramente prega sempre per tutti. Non si commette il male perché si prega. Se qualcuno commette un male contro il suo popolo, sarà colpevole per questo, ma non può avere commesso il male perché ha pregato. E allora si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua Chiesa. Per favore, non sia abolita diretta o indirettamente nessuna Chiesa cristiana. Le Chiese non si toccano. E continuiamo a pregare perché si ponga fine a tante altre guerre, Palestina, in Israele, nel Myanmar, in un'altra regione. I popoli chiedono pace. Preghiamo perché il Signore ci dia a tutti la pace. La nostra relazione con Dio non è saltuaria, lo ha ribadito il sacerdote deoniano padre Riccardo Cocumazzo nel corso della messa celebrata ieri nel santuario del Santissimo Salvatore ad Andria. Sentiamo. La nostra relazione con Dio non è qualcosa di saltuario, non è qualcosa a scadenza, diciamo così, settimanale. È una relazione quotidiana, di ogni giorno. Certo, la domenica per noi, come Chiesa, che ricordiamo il giorno della risurrezione di Gesù Cristo, acquista un valore molto più importante, ci fa presente il fondamento della nostra fede. Dirà San Paolo nelle sue lettere che se Cristo non fosse risorto, tu e io qui stiamo perdendo tempo, è inutile che stiamo qui. Invece l'annuncio che la Chiesa fa in obbedienza proprio a Gesù Cristo è proprio questo, annunciare che Gesù Cristo è stato risuscitato dal Padre e che questa speranza nuova che noi abbiamo ricevuto e continuamente riceviamo dal Magistero della Chiesa, dalla vita della Chiesa, per noi è importante, per creare questa relazione e per curare questa relazione tra noi e Dio, tra noi e il Padre. Nella tua vita di fede, nella mia vita di fede, io mi sento figlio di Dio, io vivo da figlio di Dio, perché questo è importante. Se no, altrimenti sì, noi facciamo tante cose, anche belle, anche importanti, anche utili, ma rimane una cosa fine a se stessa. L'hai fatta perché è il tuo dovere, l'hai fatta perché la dovevi fare, l'hai fatta perché non potevi fare diversamente, ma non ci mettiamo un'anima a quello che facciamo.
Con il rientro del carro trionfale al Lamione, a Terlizzi, si chiudono i festeggiamenti in onore di Maria Santissimo di Sovereto. Il servizio. Si chiudono con il rientro del carro trionfale a Lamione in Viale Roma Terlizzi, luogo in cui hanno avuto inizio il 4 agosto le celebrazioni, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Sovereto. Trainato da migliaia di fedeli, il maestoso carro, simbolo identitario per la città, ha riunito ancora una volta la comunità nella fede rafforzata dal senso di appartenenza nei confronti della Santa Patrona. È la prima festa che si evidenzia. È proprio, direi, la contentezza del popolo, il popolo che è contento di lasciarsi coinvolgere, ecco, attraverso tutte quelle che sono le iniziative religiose e civili riguardo proprio a questo momento di festa, con il suo carro trionfale che certamente affascina i tanti nostri amici concittadini terlizzesi, ma anche tanti che giungono dai paesi limitrofi e che si rendono conto di questa preziosa macchina che attraversa la città, che l'affascina e che certamente, ecco, è da conservare, da custodire. E chiaramente l'auspicio è che a livello culturale la nostra festa maggiore possa esprimere il meglio di sé per i prossimi anni. Archiviata un'edizione ricca di appuntamenti religiosi e civili della festa maggiore, tra le più seguite anche oltre i confini regionali, dai terlizzesi lontani dalla propria terra e che seguono con nostalgia la festa del paese. È stata una festa inclusiva anche quest'anno, abbiamo dato la possibilità a tutti di partecipare con tanti giorni alla nostra festa. I numeri sono stati numeri importanti, a partire dal primo giorno, anzi dal giorno sicuramente della sfilata del carro trionfale, sino all'ultimo giorno dove si sono contate più di 10.000 presenze. Quindi devo dire grazie veramente a tutti, in particolar modo ai miei collaboratori e chi mi ha dato una mano per questa splendida e bella festa. Noi crediamo molto nella Madonna di Sovereto, ma soprattutto anche nel carro come capacità di attrarre turismo, di richiamare qui a Terlizzi le origini, coloro che sono attaccati alle origini, quindi che vengono da ogni parte del mondo per rivedere il carro e per ricongiungersi non soltanto con la fede, ma per ricongiungersi con la propria famiglia e con la propria città. Cambiamo argomento. A Verona la route nazionale delle comunità capi scout AGESCI, l'evento che riunisce tutti gli educatori dell'associazione, 18.000 i partecipanti. Ascoltiamo le interviste. 50 anni della nostra associazione, sono stati 50 anni importanti ed è importante fare memoria, ma è anche importante stare in questo tempo, perché noi ci occupiamo di educazione e per noi è importante capire qual è la complessità di questo nostro tempo e come poterci inserire per accompagnare i ragazzi e le ragazze a trovare la loro felicità nel fare la felicità degli altri nei modi in cui questo tempo ci chiede. Non è solo un evento, per noi la forma è sostanza, il come si fanno le cose diventa, ecco, la sostanza di quello che facciamo, per cui è uno stare insieme, ma non è semplicemente un'evasione, non è solo la gioia che pure nasce dall'incontro, ma è proprio un'occasione per riflettere, per confrontarci, per capire meglio questo tempo e per capire come i ragazzi e le ragazze possono crescere da protagonisti. È un po' come cercare di capire il presente per aprire il futuro, e aprire il futuro vuol dire generare speranza, vuol dire dare a questi ragazzi la consapevolezza che possono fare la differenza e che c'è bisogno di loro in questo tempo. L'Italia è molto diversa, però l'unità, l'unitarietà del cammino dell'associazione è fondato sui valori della legge della promessa, una promessa che ragazzi e capi pronunciano a partire da confidando nell'aiuto di Dio e nella comunità che li circonda,
e che li aiuta a, ecco, a questa proiezione verso l'altro, questo impegno verso l'altro. Ora l'altro non ci sono latitudini e longitudini particolari, ma c'è un oggi da attraversare e c'è un oggi che in questo momento in Italia, per esempio, ci mette molto sullo stesso insieme verso obiettivi comuni che possono essere una cura dei rapporti a livello intergenerazionale, una cura con l'ambiente, una cura delle nostre città, una cura dell'altro, ma anche una cura nel lasciarsi trovare dagli altri. Non siamo solo donatori, siamo anche riceventi e in questo serve una capacità, ecco, di quell'umiltà che ci mette poi nelle condizioni di creare comunità di dialogo, comunità che sanno costruire insieme. La Puglia, insieme al Piemonte, ha preso parte ad un'operazione internazionale che si è tenuta a Marsiglia con l'obiettivo di contrastare gli incendi boschivi. Ascoltiamo. La sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha partecipato con un contingente di 5 volontari a un'operazione internazionale a Marsiglia, in Francia, nell'ambito della costituzione di un modulo europeo unico per la lotta agli incendi boschivi, diventando così un riferimento nella costituenda organizzazione europea, che ha come obiettivo principale appunto la gestione efficace degli incendi boschivi. Le attività sono state svolte nell'area di Aix-en-Provence, nella scuola degli ufficiali dei pompieri francesi, dove gli italiani hanno prestato il proprio servizio. I moduli partecipanti sono stati integrati nel sistema di risposta del paese ospitante, portando al seguito circa 11 automezzi equipaggiati con 10.000 litri di acqua e attrezzatura dedicata, oltre a 32 operatori tra vigili del fuoco e volontari del Corpo AIB regionale del Piemonte e della Puglia. Con una nota, il gruppo fa sapere che si tratta di un'importante occasione di crescita per il volontariato AIB pugliese, considerato tra le eccellenze italiane nel settore, che ha avuto l'opportunità di consolidare e internazionalizzare la capacità di risposta della Protezione Civile regionale. Andiamo a Bari, dove continuiamo a fare la conoscenza dei nuovi assessori che affiancheranno Vito Leccese nel suo mandato. Oggi incontriamo Vito Lacoppola, assessore alla conoscenza con deleghe alla pubblica istruzione, città universitaria, ricerca e innovazione. La sfida è più ampia perché è quella di cercare di azzerare le liste di attesa comunali. Abbiamo già un piano straordinario per l'infanzia che prevede la costruzione di 12 asili nuovi nella città di Bari. I primi due contiamo entro un anno dall'inizio della consigliatura di consegnarli, quelli del Policlinico e quello del Regina Margherita. Sicuramente questo è un primo passo per cercare di ampliare l'offerta formativa. È una delega che inseguiva da tempo? È una delega che ho desiderato e ho cercato dal primo giorno nel 2009 in cui sono stato eletto. E fa parte del mio humus, della mia tradizione familiare e sicuramente anche i 5 anni che ho trascorso come assessore provinciale mi hanno dato un'ulteriore esperienza per poterla affrontare serenamente. In Puglia cresce il numero di animali d'affezione, ma in estate aumentano gli abbandoni. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti regionale. Cresce in Puglia il numero degli animali da affezione, soprattutto cani e gatti, per un totale di quasi 731.000 esemplari. Ma la regione è anche una delle più colpite dal grave fenomeno dell'abbandono. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia. In occasione della giornata mondiale degli animali senza dimora e randagi, che si festeggia il 18 agosto, vittime spesso proprio di abbandono. Oltre una famiglia pugliese su tre, il 40%, ospita un amico a quattro zampe da compagnia, dato superiore a quello nazionale che si ferma al 33%. Il 62% di chi ospita animali domestici e che spende mensilmente tra i 30 e i 100 euro.
Sull'amore per cani e gatti pesa però anche il business criminale legato al mercato nero, che fra allevamenti clandestini in Italia e arrivi illegali dall'estero coinvolge oltre 400.000 cuccioli per un giro d'affari da 300 milioni di euro l'anno. I trafficanti rilasciano documentazione contraffatta che attesta la falsa origine italiana degli animali e riporta trattamenti vaccinali mai eseguiti, con i cuccioli i più delle volte trasportati nascosti e prestati dentro contenitori, doppi fondi, stipati in furgoni e camion che percorrono lunghi tragitti. Ad esserne colpiti sono gli animali stessi, vittime quasi sempre di maltrattamenti ed abusi. L'edizione 2024 del premio Federico II Stupor Mundi va all'attore e produttore cinematografico andriese Riccardo Scamarcio. Prima della consegna ufficiale che avverrà questa sera presso il Castel del Monte, Scamarcio ha incontrato il primo cittadino di Andria, Giovanna Bruno, e le altre istituzioni del territorio al Palazzo di Città. Il servizio è a cura di Antonella Filannino. Stupor Mundi è un titolo importante, mi sento un po' l'ansia, no? Perché meraviglia del mondo, ovviamente riprendendo questo appellativo era riferito a Federico II che è stata veramente una meraviglia del mondo rispetto al suo percorso di imperatore e poi ha costruito il Castel del Monte, che per noi è un luogo dove stasera mi verrà consegnato questo premio, e anzi ne approfitto per ringraziare Giovanna Bruno, il mio sindaco, e chiaramente la giunta comunale, e la mia città, e sarà per me anche un modo di incontrare i miei cittadini, gli andriesi, e salutarli. Stupor Mundi è il frutto anche di una valutazione della figura del grande imperatore, che ci ha ispirato anche per rispettare la legge regionale di valorizzazione dei beni UNESCO, dei siti UNESCO, ci ha ispirato l'istituzione di questo premio. L'abbiamo istituito lo scorso anno, lo conferiamo per la prima volta in maniera formale e ufficiale, e abbiamo scelto di partire da un talento di casa nostra che ormai ha raggiunto confini internazionali e mondiali, ma che ha mantenuto saldo il suo rapporto con le radici. Riccardo Scamarcio è un po' tutto questo, anche per quella che è stata e che è la parabola della sua carriera, una carriera che ovviamente rende orgogliosi tutti quanti noi andriesi, e non solo andriesi, che a maggior ragione devono essere orgogliosi dei tesori di casa propria. Il premio verrà consegnato questa sera proprio al Castel del Monte. Ecco, in quest'ottica che cosa rappresenta? Beh, Castel del Monte è l'immagine della Puglia, è l'immagine della nostra storia, l'immagine della ricchezza, del patrimonio materiale e immateriale che possiamo vantare, ma soprattutto è l'impegno verso progettualità che ancora devono concretizzarsi verso il castello, e credo che saranno oggetto di riflessioni e di approfondimenti anche nell'ambito di progettualità specifiche. E si chiude qui questa prima edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata. A più tardi.